Agda, noi sappiamo che tu lavori nel settore della moda da più di 30 anni. Raccontaci un po' da dove nasce questa tua passione per la moda donna. Allora, velocemente. Perciò io sono sempre stata innamorata della moda, diciamo della creatività, perché sono partita con un altro tipo di scuola. Comunque, arrivando a me, io ho lavorato 40 anni con maggiori stilisti di moda, di qualità soprattutto, i più importanti. E poi a un certo punto, ovviamente, come tutte le belle cose, finiscono. Quando è finito, per non lasciarmi andare, ho deciso di fare stavolta io la padrona di me stessa. Bravissima. E perciò ho cominciato a disegnare, a creare, a vedere cosa veniva fuori da me, e ho cominciato a realizzare, ho visto che piacevano, le cose piacevano, ho selezionato immediatamente tipologia di prodotto, cioè ovviamente di qualità, solo qualità. Ho puntato solo esclusivamente sulla qualità, perché vedendo un'Italia che va a cercare purtroppo anche le cose non si dicono, comunque e diciamo che sono già una bellezza di 9 anni che sto accontentando la mia, diciamo, il mio desiderio, quello di creare. Bravissima. Ma creo. Hai cominciato fin da subito con le creazioni in maglia? Subito, perché diciamo, quando ho avuto la possibilità appunto di lavorare con i grandi, chiamiamoli così, perché in effetti sono grandi, importantissimi, perché mi hanno creato anche loro, ho sempre lavorato sulla maglieria, perché partendo dal filo, un filo che non ha anima, non ha niente, il filo che ha solo una composizione, praticamente ho fatto vedere a me stessa che posso tirar fuori quello che voglio. Quello che voglio, dal filo, cioè al filo gli do una creazione massima. Sì, gli do una forma, gli do lo plasmo, sì. Viene fuori come la creta che lo plasmo. Bellissimo. Grazie, bello questo. Sì, bellissimo. Mi piace, bellissimo, mi piace molto, bellissimo. Dalla vita. Questa sì. Non è bellissima. Sì. Grazie. È una vita che poi viene portata da altre vite. Grazie. Portata in giro, bellissimo. La ringrazio. Tocchiamo la qualità dei materiali, no? Quanto è importante la qualità dei materiali nella realizzazione di un capo così originale come sono i tuoi modelli, perché sono originalissimi. Allora, la qualità dei materiali è, diciamo, l'anima del materiale uscito, della creatività, perché lo stesso identico modello, con le stesse forme e tutto quanto, fatto in una qualità eccelsa, quella che vado a trovare io, cioè, su cose pure, quando esce è una cosa viva, cioè si vede la vivacità del filo, si vede l'anima del filo. Torniamo al discorso di prima, Magda. Torniamo sempre lì, sì. Perché se io invece, per risparmiare quello che il mondo sta cercando di fare, risparmiando togli la qualità, il capo uguale identico rifatto non ha più anima, cade via da solo. Sembra uno straccetto. Diventa uno straccio. Sì, e ne vediamo tanti purtroppo, Magda. Però dai, non tocchiamo, dopo facciamo cancellare. Ecco, sì, no, no, parte. Per l'amor di Dio, ognuno sì. Ha diritto di sì, vivere come certo. Vuole. Però noi stiamo parlando di qualità. Sì, esatto. Noi parliamo, qui, in questo angolo qua sì. Di mondo, parlo esatto. Di qualità io. E di me, basta. Italy. A costo di non esatto. Avere successo, sì, sì. Parlo di qualità. E casomai non dovessi avere successo e riempirmi la casa di capi, io smetterò, però non cambierò mai l'idea. Qualità, punto e basta. Come cerco la qualità nelle persone? Hai ragione. E qui lo spirito della persona si vede. Grazie. Lo trasmetti tutto, Magda. Grazie. Sono veramente splendida. Io avrei un'altra domandina.
Mi sembra di aver capito che punti alla taglia unica, sulla taglia unica. Ci puoi spiegare come mai e perché questa scelta? È una bellissima domanda, mi piace molto questa. Allora, questa scelta è dovuta anche che sono molto curiosa, guardo la gente in giro come cosa cerca. Anche quelle persone che vengono da me, guardo cosa cercano. Siccome c'è sempre un costo molto alto per fare le taglie, per fare cappe con taglie, io facendo capi unici, dimenticavo di segnalare che sono capi unici, voglio che lo indossi una persona magra come una persona in carne, diciamoci la verità. Cioè, una persona che non ha bisogno di taglie. Infatti, se lei vede, sì. Io ho maglie che vanno indossate a capospalla, però che non hanno taglia, certo. Nel senso che lo può mettere chiunque, sì. Avendo il capo unico, esatto. Non posso permettermi di fare una 40-42. Ma è una cosa meravigliosa secondo me questa, perché darà ancora più vita ai tuoi modelli, perché dipende da chi li indosserà. Esatto, esatto. Prenderanno una vita diversa. Esatto. La persona che li indossa. Esatto. È meravigliosa questa gli cosa. Gli dà l'anima. Gli dà l'anima la persona. Gli dà l'anima. Grazie Magda, è veramente sempre un piacere incontrarti la tua arte, perché è arte. Vi ringrazio a voi che mi date questa possibilità, che per me è molto bella, molto importante, sì. Questa possibilità di comunicare, sì. Di avere la socializzazione, sì. Per me è il massimo, è il massimo di persone, sì. Con la testa. Esatto, che bello, grazie a te.